divertente. Questa volta si accende il semaforo, è più grosso, ma prova. Verde, parte, malissimo, Jensen! Leggermente incazzatino perché ha fatto quella partenza bestiale. Anche Fassler c'è. Al secondo Jensen, però c'è stato più difficoltà rispetto a Fassler nei confronti di Müller che davanti, quindi più probabile un eventuale attacco di Fassler su Müller che di Jensen su Fassler. Questo sulla carta, per quello che abbiamo visto fino a questo momento, ma l'incrocio presumibilmente. L'impostazione della curva 4, adesso nuovamente Fassler che va a perimetrare, mentre Jensen in caccia. Questa volta è più vicino, ma va a chiudere. Ha anche te, ecco. E chi ringrazia? Müller, che va avanti. Non ha fatto nulla di strano. E la lascia qui dietro, si scambia il brutto. Calcolando anche che parla.
e cattiveria. Ai. Guarda, sta per perdere la ruota.
sera senza fermarsi in mezzo alla pista, grazie. Domanda Jacek e falla con il maggiolone verde, cattivo, ce ne poi un altro dopo, lo vedremo poi in classe. Sembra la tua, Eli. Infatti. Frutto, pettolare, bassissimo, sempre tenuto per terra. Questa qui è la prima della B, mi sembra. Jacek, passa sull'esterno, Jacek. Categoria in cui parano giusto. Vado il polo esterno, il polo esterno. Posizione poi all'interno. Tocco del 4,96 che vince insieme al Müller. E ieri si è giocato anche la vittoria nella... E poi c'è questo rumore terrificante del 434 che mi fa venire nervoso. All'esterno! Eccomi qua, gli uni all'interno! È una testa in attacco! Polo esterno 3 volumetrici 4 turbo col motore però non c'è e tanto passa al 900 fire e lì ha fecciato sembra che dopo Peppa Landa potrebbe anche perderla quella prima posizione ma non è si mette all'interno lascia l'esterno passa uno qua dice magari passa di gioco. Non so dove guardare, aiuto! Perché voglio vedere i primi due, ma voglio vedere anche... Siamo l'ultimo giro, quando arriveranno inizia! Che gli costa la prima posizione. No, l'ha superato l'ultimo di fila incredibilmente tutto da vedere quest'ultimo giro perché Jenkins non ci sta questa volta rimane largo Jenkins all'interno vediamo se attacca fai un pronto che ci ha provato tutta la gara vince sempre tempo giù tutti e due. Oh! Oh, cappotta! Niente da terzo! Wow, mamma mia quando ne arriva di più Patter! Non sembrava ma grande prova, bravissimo Patter! Tanta roba la prima fila già, abbiamo visto delle battaglie mostruose in questi due giorni. Jacek, ma non è ultimo raga, non è ultimo. Sto anche lui un attimino. Müller invece non aveva il polpone, mette lì, studia, guarda, ti lascia sfogare per il momento opportuno. Sassata dietro le orecchie e via andare. In terza posizione con il 7-9-7, Rüdingsöhler. No! 4-9-6 è proprio Wiggen dipende Jacek cattivissimo no ah,
macchina. Sì, poi dopo no, doveva passare, ma no. Giù di brutto. Immediatamente, come ha visto, tenuto sul piede, giù dal salto e... Saluto. Vieni a trovarlo, Stefano, vieni a trovarlo, non devi fare così. Gente che lì aspetta solo quello. Fatti la passione. Si prende la position, la prima position. La prima. Devo aspettare un attimo. Faggione verde, il suo faggione verde, guarda. Con la cappa, non si sa che cavolo. Guarda. O è il nome del preparatore. Arriva Simone. Noi diciamo faggiolino, per loro è Cutter. Chiederò ce la fa, ce la fa, va, porco. Ma ha vinto con il piede adesso. Che c'è da fare ieri? Porta lì! Allungato per vostro giullo! Adesso ho terminato. Puttana sta polo, ma prima non suonava così, raga! Ma prima non suonava mica! No, ha bucato! Ha bucato! Con 6,60 il suo maggiolone! Jenny si spacca come un rullo compressore! Per compresso! Basta! Basta! Dietro di lui da butta via anche Polo era sesto, mentre ha passato di Lumaca, qui c'è con il ad un giro dal termine lui, Mr. Jensig. Ma stai vedendo che casino sta succedendo? Gente che doppia, gente che muore. Tutti e due fermi per una toppettina da nulla. Ma sono riusciti a buttare a mare la gara. Bene, bene.